RAI come broadcaster della mostra. Una prima notizia è che c'è una nuova sigla di Mattotti, ma la notizia è che non ve la facciamo vedere. Però c'è il manifesto, però c'è. Ed è un fotogramma della City. Per quanto riguarda i luoghi, noi fedeli all'idea che ogni anno bisogna aggiungere qualcosa per sentirsi vivi, vitali, abbiamo ingrandito il cubo rosso, che da 440 posti passa a 540 posti. A questo punto il numero totale di posti disponibili della mostra del cinema sono 5.938, tutti rinnovati negli ultimi 4-5 anni. Naturalmente avremo di nuovo il lazzaretto a disposizione per la virtual reality e qui c'è un'ulteriore storica novità: è stata installata una centrale elettrica e quindi l'elettricità è giunta al lazzaretto per la prima volta nella sua storia. Con la Corte Costituzionale abbiamo concordato una presentazione durante la mostra del documentario Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri italiane di Fabio Cavalli, prodotto da Rai Cinema, e che insieme con la Corte Costituzionale, al quale inviteremo, il film sarà dato nelle sale, nella sala storica dell'Eccelsior. Fellini, abbiamo Fellini presente con le pillole d'archivio organizzate insieme a Luce, abbiamo lo Cieco Bianco restaurato. Cieco Bianco è il primo film di Fellini fatto da solo e fu dato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1952. Dei classici, insieme a un documentario sempre su Fellini di Eugenio Capponi. L'ASAC preparerà, il nostro archivio storico preparerà un po' di fotografie da disporre nell'atrio della Sala Grande. C'è un evento speciale che vorrei menzionare all'interno del programma ed è che Tsai Ming-liang, che sarà presente, sarà presente anche con un suo film che è dato nel 2003 e con una sua performance nell'ambito della mostra d'arte all'Arsenale all'interno delle tese. Diciamo per i richiami della cartella stampa, per segnalazioni, c'è il Venice Production Bridge quest'anno che ha 51 progetti, il Final Cut ha 6 film presentati. Sarà rinnovata l'iniziativa del Book Adaptation Rights Market con 25 case editrici presenti. Per quanto riguarda il pubblico, il meccanismo di accredito di studenti, iniziato 3 anni fa, sta dando risultati sempre più importanti. Siamo partiti da 500 accreditati studenti e oggi siamo già arrivati per quest'anno a 1.495, che costituisce una componente di pubblico molto importante. Il 2 settembre terremo all'Excelsior un convegno dal titolo in inglese Annual Seminar on Gender Equality, organizzato dalla Biennale con Women in Film and Television, con il dissenso comune con Eurimage e con insieme alla direzione poi del cinema del Viva. Dovrei dare 2 numeri di consuntivo sul college. Mentre in questi giorni si stanno dando a Venezia 3 spettacoli, 2 spettacoli sono già stati dati di giovani registi usciti dal college. E altri si stanno compiendo le letture di 3 autori premiati dal college e il college sta generando, come anche qui, speriamo, una nuova generazione di giovani attori, autori, registi
Il Core Cinema ha presentato un consuntivo anche quantitativamente significativo e quindi consentitemi di darvi due o tre numeri. Siamo partiti nel 2012 e siamo all'ottava edizione, che è stata avviata nel maggio. Sono state presentate al Biennale College del 1815 progetti provenienti da 110 paesi. Sono stati selezionati per il workshop di sviluppo, cioè quella fase di tritacarne che ha luogo da noi con 10-12 esperti che lavorano insieme alla coppia di regista giovane e produttore, che sono stati 105. 22 sono stati progetti finanziati da noi e 16 sono stati progetti non finanziati da noi ma che sono transitati dal college. A fianco del college principale abbiamo poi inserito un piccolo percorso particolare per registi italiani e da questo percorso ne sono già, abbiamo ricevuto 92 applications e sono già passati 24 progetti per il workshop. E il college per virtual reality è partito nel 2016, anch'esso sta percorrendo la sua strada. Sono risultati molto importanti dal punto di vista qualitativo e, perché no, anche quantitativo, che, come dire, dà all'intervento college una connotazione non occasionale, non estemporanea, ma è ormai diventato un pezzo permanente del panorama della promozione di nuovi talenti.